Ciao ragazze, ciao ragazzi, scusate lo stesso abbigliamento del viso, del video, no del viso, del video precedente, ma come dicevo nel video precedente mi si sono accumulati un bel po' di prodotti da recensire, quindi ho un po' di tempo in questa giornata di questo mese che è molto pieno di lavoro, quindi ne approfitto per registrare più video possibili. Allora, in questo video vi voglio registrare una serie di prodotti per unghie, per piedi e no mani. Non vedo, ma sì, mani perché ci sono le unghie. Giù nell'info box ti lascio la lista completa dei prodotti che ti sto per recensire. Se ti piacciono i miei video, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, c'è sempre il tastino dell'iscrizione giù nell'info box. Partiamo subito. Allora, vi recensisco, ma potrei anche evitarlo, ma per glorie future, onori e mission del mio canale, vi recensisco una cosa di vecchio che non esiste più. Questo smalto della Catrice. Catrice nel frattempo è uscita con tanti altri smalti, probabilmente avrà cambiato formulazione, ma ce la devo, lo uso, lo recensisco. Mi prenderete per matta? Sono matta. Questa è uno smalto della linea Ultimate nel Liquid, il numero 30, no, il numero 14 Purple Rain. Poi si chiama Purple Rain, non potevo non recensirlo. È una confezione da 10 ml in questo bellissimo viola, ma proprio. Avete presente quando dite a un bimbo prendi il viola? Questo è il viola. All'interno è stracolmo di glitterini che vanno sul celeste, quindi dando una nota un po' più fredda, ma anche sul viola più caldo. Quindi avete il colore di base che è un viola quasi neutro, ma ci sono dei glitterini e delle pearlescenze sul freddo, ma anche sul caldo. Bellissimo, veramente bellissimo. Non so se fa un colore simile ancora, ma è stupendo. Il pennellino è di questi piatti, ovviamente puzza. Mi dispiace, non c'è nulla per farvi vedere niente di plastica trasparente per farvi vedere il colore. Mi dispiace. Comunque, è uno smalto dalla stesura semplice perché il prodotto viene preso molto forse un po' troppo liquidoso per i miei gusti, però il prodotto viene preso in modo semplice sul pennello che lo stende in modo semplice sull'unghia. Forse un po' di problemini alla seconda stesura perché si rapprende forse troppo velocemente perché ha un'asciugatura rapidissima. Ma alla prima stesura, ritornando alle stesure, è troppo trasparentino, quindi non mi piace, vado comunque io con una seconda stesura. Dura veramente 2 giorni netti, quindi pochissimo. Adoro il colore, adoro i glitter, adoro il nome di questo prodotto, ma lo boccio perché 2 giorni uno smalto non si può sentire. No, mi dispiace, avrei voluto recensirvelo prima, come vi ho detto, l'avevo dimenticato nel cassetto, cioè non l'avevo, da quando lo comprai, non mi ricordo neanche dove, no, ero a Firenze, quindi per il mio 30° compleanno, quindi 7 anni fa. 7 anni fa, a Firenze, per il mio compleanno, perché andai in vacanza a Firenze, comprai questo prodotto. L'ho lasciato nel cassetto, nel frattempo ho utilizzato altri viola, ma questo l'ho sempre, non so perché l'ho sempre snobbato, perché poi ha un colore stupendo. Ovviamente con i vari top coat sopra, ve li fai 5 giorni, non vi preoccupate, ma non ho capito perché l'ho snobbato così tanto. Mi dispiace, chiedo venia. Se ti ritrovo della nuova formulazione, stesso colore, giuro che lo ricompro, giuro. Comunque, sì, il colore è favoloso, ma la durata è pessima. Smalto della Debbie, questo è un Nail Repair Total Care Base più vitamina A, C e è la base in 7,5 ml di questo colorino rosa che ovviamente sull'unghia non si vede.
Allora, è un prodotto da utilizzare su unghie molto danneggiate, il mio caso, per farle crescere, il mio caso. Non me le fa crescere, non me le ripara, ho le unghie disastrate, quindi non fa praticamente nulla. È solo un'ottima base perché non fa penetrare i colori degli smalti colore che vado a mettere sopra. Per il resto, come nail repair, no, no grazie. Non mi è piaciuto proprio. Ha una stesura molto facile perché è liquidoso, ormai sta anche quasi per finire, quindi si è anche addensato. Si asciuga in modo rapido, da solo dura 5 giorni, quindi poi aiuta anche ovviamente la durata degli smalti che ci vai a mettere sopra. È un'ottima base, ma come curativo purtroppo è un grande no. Ok, che Debbie, costa poco, è per ragazzine. Però se mi scrivi nail repair, almeno qualcosa devi riuscire a fare, quindi no. Prodotto della Stenom, della linea Fit Care, che è uno spray antitraspirante per i piedi, in caso di sudorazione eccessiva. Formulato con principi attivi che prevengono la formazione di cattivi odori, combatte attivamente la sudorazione dei piedi, regolando il flusso sudorale, lenisce e rinfresca, non lascia né aloni bianchi né traccia di polvere sui piedi, calzini, eccetera. Non appiccicaticcio. Agitare, vabbè, prima dell'uso e spruzzare a distanza sui piedi, calze e collana all'interno delle scarpe. Prodotto per adulti, va bene. Allora, questo mi fu regalato da mia zia e io non sapevo veramente cosa farmene perché non ho una sudorazione eccessiva ai piedi, non, a parte in palestra, ma che quello è normale, che le scarpe ovviamente puzzino perché vai a fare allenamento, vai a fare sport, quindi è normale che se ti togli le scarpe uccidi l'intera palestra, però di norma non ho problemi di questo tipo ai piedi. Poi ho iniziato ad utilizzarlo nelle ballerine, in italiano, nelle ballerine. Nei casi in cui metto ovviamente il fantasmino, questo prodotto mi aiuta, alcuni fantasmini a calza, non quelli in cotone, quelli a calza trasparenti, ovviamente non proteggono tantissimo il piede e se fa caldo durante la giornata e ancora non abbiamo messo la scarpa aperta, dobbiamo anche stare con le ballerine perché ci sono, o scarpe similari chiuse comunque, perché ci sono lavori in cui non ti puoi permettere di andare con la scarpa aperta. Io ricordo quando lavoravo al call center. Se non era agosto non ti era permesso mettere neanche, non voglio dire un infradito perché, vabbè, io ho infradito carine che sono dei sandali, però non potevi mettere neanche il sandalo del tutto chiuso, dovevi usare per forza un sabot o qualcosa del genere perché non si doveva vedere il piede. Ecco, in questi casi avere un prodotto del genere che tu la mattina lo spruzzi, ti aiuta a tenere il piede fresco tutto il tempo, a non fare effetto colla tra il piede, la calza e la scarpa, è eccellente. Come vi stavo dicendo, io lo sto utilizzando principalmente nelle ballerine, perché non ho ancora messo le scarpe aperte, ne spruzzo un po' all'interno, lascio evaporare, metto il piede e sto fresca tutta la giornata. Pensavo che non mi servisse, invece no. Altro smalto, uno smalto della Kors, è uno smalto per unghie trasparente nella colorazione 70. È uno smalto da quanti ml sei? Questa che non c'è scritto. Può essere, vediamo se sta dietro l'etichetta. Biscotto, ok, un biscotto, no, non c'è scritto quanti ml, va bene. Ha un pennello di questi così a spatolina, però con la punta arrotondata. Prende benissimo il prodotto, lo stende in maniera semplice sulle unghie.
In questo momento, vabbè, ce l'ho da 3 giorni. Si è leggermente sbeccato perché in questi 2 giorni ho fatto comunque servizi a non finire in casa, faccende domestiche a non finire in casa, quindi si è un pochino sbeccato, però è ancora abbastanza lucido, non so se si riesce a vedere, dà un bell'effetto unghia bella lucida, mi piace, ha un'asciugatura rapida, come Bescott non lascia trapelare nessun tipo di colore dagli smalti colore, poi si asciuga rapidamente. È un ottimo prodotto, è uno smalto semplicissimo, trasparente, che fa anche da biscotto, perché ovviamente tra uno smalto trasparente semplice e un biscotto, il biscotto è formulato in modo tale che nell'unghia, cioè il colore dello smalto colore non trapeli, non riesce a trapelare. Uno smalto semplice trasparente questa protezione extra non ce l'ha, quindi se si utilizza quel tipo di smalto come biscotto, io consiglio almeno di dare 2 passate, in modo tale che ci sia una barriera, più strati di barriera prima del colore. Ok, mi sta piacendo. Ultimo prodotto per questo video recensione, questo prodotto della Roventa. Sono 2 pedicure accessor che si montano sul Silk Peel. Io ho, oddio, non mi ricordo come si chiama, e ora è infognato da qualche parte, non lo posso recuperare. Vi lascio la recensione del Silk Peel nella scheda perché ho fatto una recensione a sé stante. Sono 2 accessori che si montano sul Silk Peel della Roventa. Sono un pochettino lerci, li farò vedere da qua fuori. Sono come se fossero 2 pietre pomici, una un pochettino più strong, una un pochettino più delicata. Allora, sono entrambi lavabili in italiano. Allora, quello nero lo chiamano ultra esfoliante per calli più resistenti. Il secondo invece, questo bianco, è levigante per le parti più delicate, per una rifinitura. Allora, io di norma ovviamente metto i piedi a mollo, ci sto un bel po', nel frattempo sistemo le unghie, quindi le taglio, le accorcio, sistemo le cuticole delle unghie dei piedi. Quindi dopo più di un quarto d'ora che mi sono occupata prevalentemente delle unghie, passo al piede. Prima ovviamente prendo il rullo scuro, quindi quello un pochettino più strong, e mi concentro sul tallone ovviamente, e nella parte sotto le dita dove si fa più pressione quando si cammina, ci sono i duroni un pochettino più consistenti, quindi faccio perfettamente quella parte. I laterali, scusate, e in un tempo, non voglio esagerare, di 3-5 minuti a piede, io ho il piede completamente liscio, di una bella forma, non ci sono avvallamenti strani, un bel piede, veramente un bel piede. Non sono mai riuscita con le tecniche che utilizzavo prima, quindi con la pietra pomice a gomito, che ce l'ho ancora a casa di mamma, però la devo recuperare. Perché la pietra pomice classica è comoda sotto la doccia, quando tra una pedicure con questi aggeggini e un'altra tieni il piede in modo pulito, tra una pedicure e l'altra. Comunque, sorvoliamo questo punto. Quindi, grazie a questo, ho una linea del piede facile da ottenere, che dura. Questi rulli li ho utilizzati, se non erro, 3 volte da quando ce li ho, una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo, su per giù, mi faccio la pedicure professionale, quella un pochino più approfondita. Dopo che ho utilizzato il rullo nero, vado con il rullo bianco nella parte sotto il collo del piede, diciamo, nei laterali, su tutto il bordo, e ridefinisco un po' la pianta. E con questi due rulli
Ripeto, nel giro di 10 minuti a piede io ho levigato, ho tolto odoroni, ho sistemato il piede, mi sto trovando veramente benissimo. Sono ottimi alleati, veramente ottimi alleati. Ok, video recensione dei prodotti, come li chiamiamo? Piede care? Mani care? Comunque, prodotti per mani, piedi e scarpe. Non so come chiamerò questo video. Finisce qua. Spero che queste recensioni ti siano state utili, che ti siano piaciute. Se ti sono piaciute e ti sono state utili, ovviamente ti invito a mettere il pollice in su a questo video. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, giù nell'info box e qui nell'ultima schermata c'è il link che ti porta. Il link per l'iscrizione mi stavo incartando. Nulla, ti ringrazio per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!